caffè dello sportivo. Oggi facciamo felici gli appassionati della pallavolo perché parliamo proprio di pallavolo con Elena Prestifilippo. Ciao Elena, Ciao. grazie per essere intervenuta in nostro studio per fare un focus sulla pallavolo proprio, sport che abbiamo trattato solo parlando con un arbitro. Abbiamo parlato con Mattia Valles che è arbitro di pallavolo, oggi invece parliamo con una giocatrice di pallavolo. Tu fai parte della prima squadra della Zalet, squadra Esatto. che milita In Serie C. Scusate, in Serie C, fai un po' il focus sulla squadra, sul campionato, sull'andamento del campionato, gli obiettivi, insomma, lascio a te questo primo inizio di intervista. Allora, il campionato è iniziato inizio ottobre e gli obiettivi iniziali erano quelli della salvezza, Ok. assolutamente. Il nostro mister ci ha detto obiettivo 27 punti per Che sono i salvarci. minimi per salvarsi? Sì, di solito sì. Ok. Il campionato è iniziato con mille difficoltà perché molte giocatrici avevano dei problemi personali, indifferenti, insomma, e si sono integrate dopo, per cui appena a metà novembre abbiamo incominciato ad ingranare. E adesso siamo appena arrivate alla fine del girone di andata e le cose stanno andando molto bene perché abbiamo raggiunto il quinto posto. E quindi adesso gli obiettivi sono decisamente cambiati, nel senso che obiettivo primario è mantenere il quinto Ok. Il posto. quinto posto vi garantisce cosa? Una possibilità di giocarvi No, niente. semplicemente Un buon un buon piazzamento rispetto a piazzamento. come avevate Abbiamo cominciato. sfiorato la possibilità di giocarci la Coppa Regione questo weekend. Entravano le prime quattro classificate e per E un quindi punto però. non siamo riuscite ad Peccato. entrare. Però c'è da dire che se l'obiettivo iniziale era quello della salvezza, una stagione che fino ad ora sta andando piuttosto bene, insomma. Sicuramente, Come sicuramente. mai questo obiettivo diverso da quello che invece è la posizione attuale di classifica? Cioè, voi siete partiti con la salvezza perché le compagini avversarie erano più forti sulla carta Sicuramente oppure per qualche altro motivo? sulla carta le compagini erano sicuramente più forti. E poi c'è da dire che a livello economico ci sono società che hanno avuto la possibilità di prendere delle giocatrici che provenivano da categorie più alte. E quindi, insomma, noi abbiamo ritenuto doveroso mantenere un obiettivo Modesto. modesto, insomma, in base Ok. alle nostre possibilità. Quali sono le squadre che comandano un po' il girone? Sicuramente la Libertas, che tra l'altro fino adesso ha disputato un ottimo campionato, sono prime. Con molto d'orgoglio posso dire che siamo state la prima squadra a batterle Ah questo beh, weekend piccola soddisfazione nel personale. derby, sì, triestino. E altre squadre che diciamo dure da Poi, beh, affrontare? sì, il Volleyball Udine, che sono seconde a 4 punti della Libertas, e il Minerva di Gorizia, che sono terze. Ricordiamo che il vostro è un girone regionale, Regionale, giusto? sì. Quindi squadre triestine, a parte la Libertas, o anche in provincia intendo, e quali sono La le Virtus e il Sant'Andrea. altre? Ah, è Sant'Andrea. Sant'Andrea che Sì. fra l'altro, se non sbaglio, che si allena anche qua vicino, in Via In Locchi, Via le Locchi, avete già esatto. affrontate? Sì, è andata Sono. bene, sì, abbiamo vinto. E invece con la Virtus, La no. Virtus è andata No, male. sì. Ecco, posti questi nuovi obiettivi, diciamo è difficile se non impossibile, mi secca dire impossibile, ma è difficile puntare a qualcosa di più adesso? Secondo me niente è impossibile, Chiaro. chiaramente. E sicuramente se continuiamo con questa costanza, con questa grinta, non vedo motivo per cui dovremmo porci dei limiti. Ok, non c'è il problema che posti gli obiettivi iniziali, quelli di salvarsi, arrivati a fine girone d'andata, quindi in classifica, adesso ci si monti un po' la testa e quindi può essere un problema per quello che sarà il girone di ritorno? Sicuramente può essere un problema, dipende tutto da noi, insomma. Quindi bisogna lavorare più di testa che adesso che di gamba, come Sicuramente, dire. sicuramente, perché Ok. ormai siamo abbastanza rodate, abbiamo fatto la preparazione, abbiamo iniziato il campionato, e quindi fisicamente dovremmo essere a posto, dobbiamo mantenere la concentrazione. Posso dire che lunedì, cioè ieri sera, nonostante la vittoria incredibile di sabato, siamo riuscite a mantenere la concentrazione, allenarci molto bene. E se dovessi chiederti qual è stata l'arma vincente per riuscire a fare un girone d'andata al di sopra delle aspettative, qual è? Qualche individualità, concentrazione, umiltà, cosa ti sentiresti di dire come,
come punto di forza di questo girone d'andata? Come punto di forza il gruppo. Il Il gruppo. gruppo, la squadra, la grinta della squadra sicuramente, è il cuore che ci mettiamo. Poi immagino che anche l'allenatore ci abbia messo. L'allenatore è stupendo, è un grandissimo motivatore. Ecco, questo è sempre più che importante. E tu sei nuova di questa squadra, diciamo, è il primo anno che arrivi, giusto? Diciamo che sono arrivata quest'anno, Ecco. ma io ho giocato 5 anni allo Sloga, quando appunto frequentavo le scuole superiori, e quindi io sono cresciuta qui. Io sono arrivata quest'anno, ma sono È ritornata a come se ci casa. fossi sempre stata. Esatto. Spiegaci un po' il tuo percorso con la pallavolo, i tuoi inizi, come mai ti sei appassionata a questo sport. Fai un piccolo tuo, diciamo, excursus su quella che è la tua carriera, fondamentalmente. Sì. Beh, come tutte le bambine nate negli anni 80, appassionate di cartoni animati, io guardavo Mimì, la nazionale di pallavolo, Mila e Shiro, e quindi diciamo la mia passione è nata da lì. Però poi mi sono dedicata ad altri sport, ho fatto ginnastica artistica, un po' di danza, e poi a 12 anni ho detto: papà, voglio giocare a pallavolo, è arrivato il momento. Ho giocato con l'OMA 2 anni, e poi siccome affrontavo i campionati under 14, è capitato di giocare contro lo Sloga, erano fortissime. Una cosa micidiale, ho detto: papà, voglio giocare con Voglio loro, giocare lì, voglio giocare voglio lì, vincere anch'io. voglio vincere. Vincevano tutto, a parte che proprio a livello di prima squadra all'epoca erano in B2, quindi il livello più alto c'era qui in provincia all'epoca, e poi a livello giovanile vincevano tutte, c'erano delle individualità pazzesche. Mio papà ha detto: vabbè, proviamo. Mi hanno accettato, mi hanno dato fiducia e ho proseguito lì per 5 anni. Poi ho deciso che era tempo di cambiare un po' aria, provare nuove esperienze, vedere se ero in grado di inserirmi in altri gruppi, perché comunque appunto ero a casa, quindi sentivo proprio la necessità di confrontarmi con altre realtà. Ho giocato a Trieste con la Libertas 4 anni, poi ero ad Altura 2 anni, a Monfalcone. Hai girato un po', insomma. Sì, a Gorizia, Gradisca. All'epoca giocavo a Gradisca, però adesso il Gradisca si è trasferito a Gorizia, giocando nel Palabigot. E poi ho fatto un anno di pausa per motivi di studio, e quest'anno con grande emozione Hai sono ripreso in ritornato. pieno, come Sì, sì, dire. sì, sì, sì. Volevo chiederti, perché hai parlato di Gorizia, di Gradisca, come mai sei andata diciamo, là, pur abitando qua? No, Abitavi lì in quel abitavo momento? Ah, fuori e ok. anche lavoravo fuori, per Ah, allora è cui stata una è scelta stato quasi sì. obbligata per continuare a giocare. Dover scegliere una squadra lì, insomma, senza fare avanti e Non indietro. obbligata, però sicuramente Ti agevolava mi stare. agevolava, e comunque quando mi avevano chiamato il primo anno mi avevano assolutamente convinto. Infatti quell'anno abbiamo fatto una promozione, è stato un anno bellissimo. C'è qualche scelta che hai fatto, magari qualche passaggio in qualche squadra che non rifaresti, qualcosa che recrimini un po', qualche sassolino della scarpa da toglierti per come magari ti sei trovata in qualche società? Sicuramente non tutte le esperienze sono andate lisce, però non recrimino niente, perché ogni esperienza può favorire la tua crescita personale. Alla fine lo sport è una palestra di vita, quindi impari a vivere. Assolutamente. E non è andato tutto per il verso giusto, presumo, dal lato sportivo, nel senso magari qualche incomprensione con l'allenatore, con i compagni, oppure c'è qualche Un altro po' di motivo più. tutto, un po' di tutto. Incomprensioni sicuramente, perché siamo tutti appassionati dello stesso sport, però ognuno è diverso, ognuno ha le sue motivazioni, ognuno ha la sua personalità, e quindi non sempre si riesce a collimare il tutto. Tra l'altro è uno sport di squadra, quindi Bisogna sempre avere quello bisogna spirito di sacrificio. sicuramente, se si vince, è più facile andare d'accordo. Vincere aiuta a Questo vincere e aiuta anche a distendere un po' l'animo di tutte quante, di tutto il gruppo, come dire. sì. Tu poco fa parlavi di qualche tuo esordio in sport individuali. Non facevano per te gli sport come danza, come ginnastica artistica, in cui dovevi semplicemente fare affidamento su te stessa? Pensi che tu sia portata più per sport di squadra come la pallavolo? Io penso di essere portata per lo sport in Ah generale, nel sì? senso qualsiasi sport mi metti a fare, io lo faccio volentieri. Sono un agonista, quindi
mi piace dimostrare in qualsiasi cosa faccio. La scelta è andata su pallavolo, però penso qualsiasi cosa in cui mi sarei cimentata l'avrei fatta volentieri. Quindi non fai distinzioni fra sport singolo e sport di squadra come, diciamo, tua Sicuramente caratteristica? no, no, sicuramente ne riconosco delle grandissime differenze, Certo, quello però a senza livello dubbio. personale, Potevi andare bene in sì, entrambi. non so, tennis, avrei fatto tennis. Ok, quindi gli altri sport li hai provati magari così, visto che sei appassionata. Ma soprattutto ho avuto molte occasioni a scuola, sia le scuole medie che le scuole superiori ci facevano provare di tutto: ping pong, atletica, calcetto, quindi addirittura scherma. È una fortuna questa, Sì. perché soprattutto magari nell'ambiente scolastico, qua in Italia, non voglio fare discorsi internazionali, però bisognerebbe incentivare un po' di più lo sport. Sei anche tu di questo avviso? Oppure Sicuramente. secondo te si fa già abbastanza? Non so, io ho avuto anche modo di confrontarmi con gli altri sportivi con cui abbiamo parlato, che dicono sì, se non fosse che io sono talmente appassionato al canottaggio piuttosto che alla boxe, la scuola, la famiglia, non tanto la famiglia, ma la scuola, la società non mi spingeva a fare questo sport perché non ci sono investimenti, non c'è questa cultura. Sei anche tu di questo avviso? E dipende dal contesto. Ad esempio, io mi ritengo fortunata perché sia alle medie che alle superiori ho trovato dei professori che erano molto motivati a diffondere questa cultura negli allievi, quindi insomma mi hanno fatto provare di tutto. E dopo Certo, poi dipende anche da come dipende. si capita anche il posto giusto, il momento giusto, tante Esatto, volte. sì. Ma infatti una cosa si posso ricriminare sugli sport di Come squadra è il fatto che negli sport individuali probabilmente c'è più meritocrazia, nel senso che tu vinci, hai vinto tu, vai avanti tu. E invece lo sport di squadra dipende molto più dal contesto, dalle persone che hai attorno, da chi è disposto a sostenerti, dalla fortuna. Certo che se sei bravo sei più in evidenza, però secondo me conta un po' di più la fortuna.